presentiamo 120 corsi quasi, con le repliche che poi ci saranno ai vari livelli delle lingue, 19 corsi nuovi, che è una sfida non facile, perché non presentiamo i corsi tanto per presentare, per fare un elenco telefonico, ma perché contiamo molto che i pesaresi si iscrivano. Fra i nuovi corsi, storia della Chiesa sulla Riforma Luterana, latino, filologia italiana di Arbizzoni, che troverete qui, il secondo corso di teatro e altri. Quelli che tirano di più da sempre sono quelli del professor Battistini con storia dell'arte, che si ripete anche quest'anno, quelli del professor Capodaglio, e contiamo molto quest'anno, ecco, che anche il nuovo corso di filosofia fatto dall'erede, tra virgolette, del professor Capodaglio, Gianmarco Barilari, possa avere un suo successo. Più di 120 corsi che saranno attivati dal 4 settembre, quindi da lunedì prossimo, c'è la possibilità di iscriversi per una città che ha una voglia di conoscenza e di curiosità incredibile. Siamo capitale della cultura proprio per questo, perché i nostri cittadini e le nostre cittadine vogliono conoscere, e sono stati più di 1200, diceva il Presidente, gli iscritti dello scorso anno scolastico ai tanti corsi dell'Università dell'Età Libera, e sono certa che per il 23-24 sarà un anno molto frequentato, visto il calibro dei corsi attivati in più rispetto ai canonici.